abbiamo deciso di sfruttare di nuovo questa trappolina perché oggi vorrei darmi alla caccia di un po' di carnivori. Vorrei prendere una bella coppia di carno, una bella coppia di iene e, se riusciamo, perché no, una bella coppia di baryonyx. Aspetta, lì ce n'è due, aspetta. 127! È lui! Occhi d'occhi! È finito! Sì, è finito nella gabbia, ok, perfetto! Benissimo, tutto molto molto benissimo. Io ovviamente rimango a bordo del tilacoleo perché in questa zona ci sono altri tilacoleo, ci sono gli scorpioni, ci sono i titanoboa, ci sono i basilisco, quindi vorrei evitare di essere colta alla sprovvista. No, c'è un ovetto del Quetzal che sta cadendo! Ed è rimasto là per aria. No, scusa. Cioè, il nostro Quetzal ha fatto un ovetto. Ok, quindi è femmina. O è una cacca? No, è un ovetto! Ha fatto un ovetto che è rimasto per aria! Allora, finalmente è di nuovo mattina. Io vorrei provare a prendere questo ovetto che è ancora qua sopra, ma non so proprio come fare. Aspetta che forse c'ho un'idea. Perché allora, se io scendo da Crypto mentre siamo per aria, lui cerca di riatterrare. Ma se io gli dico di seguirmi, in teoria lui rimane per aria con noi. E io forse riesco a prendermi l'ovetto di Quetzal. Aspetta. No, un po' più su. Crypto, la vedo molto difficile questa cosa. Aspetta, ci siamo. Ok, fermo così. L'ho preso? Sì, l'ho preso. Ho preso l'ovetto che era rimasto per aria. Ok, perfetto. Nel frattempo, nella notte, noi abbiamo raccolto anche sì, è brutto da dire, però abbiamo raccolto un po' di cacche di bestie. Perché stavo pensando che potremmo andare a prendere nel frattempo anche uno scarabeo da rimettere sul Quetzal, sperando di non perderci pure questo. Allora, aspetta che ho visto un tilacoleo che, per quanto bellissimo, devo però fare fuori, porta pazienza, tilacoleo. Oh, bellissimo, c'è anche il crestino verde. No, vabbè. Scusa, tilacoleo. Aspetta, c'era anche il golem di roccia. Scusi, golem di roccia. Aspetta. Voglio vedere se riesco a farti fuori conflitto. Ah, ci fa tanto male. Aspetta. Più che altro ho paura di perderci il... la povera lontra, non per altro. Aspetta, se io lo prendo alla lontana riuscirò a farlo fuori. Aspetti, non si arrabbi però. Ma quasi lo lasciamo quietare. Lo lascio un po' in pace. Allontaniamolo almeno un pochino dalla gabbia. Comunque adesso mi sa che andiamo a prendere due iene, una bella coppia di iene. Ce le addormentiamo insieme. E mentre loro si addomesticano, io vado a prendere uno scarabeo. Tanto ho visto che qua intorno ce n'è un bel po'. Cioè, un bel po', ne ho visti un po', quindi non dovrebbero esserci problemi. Allora, dicevamo, le iene fuggono e questa cosa l'abbiamo appurata più volte. Quindi io adesso le devo acchiappare con Crypto e buttare nella gabbia, che sarà una cosa terribile da fare, ma non importa, ci proveremo. Tu sei un maschio 118, mi vai benissimo. Allora, aspetta, senza ucciderlo. Ok, pigliato, perfettissimissimissimo. E poi sarà un casino andare a prendere la femminuccia, perché continuo a vedere femminucce ma di livello molto basso e la cosa non mi piace per niente. Ripeto, la trovo una discriminazione sessista. Allora, piano, Crypto. Adesso. E no, ok. Lo sapevo che con Crypto sarebbe stato un casino fare sta cosa. Forse dovevamo prenderci un Argentavis. Sarebbe stato molto più facile. Allora, aspetta. Ok, pigliato. Ora con molta calma, Crypto. Molta calma, no, per fare il giro largo. Perché infilare le bestie nelle gabbie è sempre questo trauma? Ok? Cioè, no, non... Sì, però non è giusto. Cioè, la fisica su Ark non funziona per niente bene. Dove è finita? Ah, è laggiù la Yermi. E se io provo a fare tipo così? No. Sì! C'è finita dentro, perfetto. Ok, quindi quello è un maschietto. Andiamo a cercarci una femminuccia di un livello decente adesso. E ce le addomestichiamo tutte e due insieme. E poi se trovassimo un carno, sempre femminuccia, sempre di livello altino, di nuovo sarei tanto molto felice io. Ma dai che là c'è un altro Baryonyx.
sta inseguendo un Gallilimus in acqua. Camminano sull'acqua. Se be- ho visto qualcosa. No, sono scorpioni. Niente. Oh, fammi vedere di che livello è il signorino. Che potrebbe. Un 83! Un 83 di un colore anche stupendo. E quasi quasi ci potremmo fare anche un pensiero, perché no? Buono sapersi che ci sono i Baryonyx anche qui. La cosa mi fa molto molto piacere. Non vedo bene, ma queste non mi sembrano. No, decisamente non sono iene, sono devastatori. Ok, no, non mi interessate. Almeno per ora. Poi una bella coppia di devastatori ce la potremmo fare, eh. Oppure, oppure, meglio ancora, potremmo tornare con Ginetta su Aberration e prenderci lì una bella coppia di devastatori, così facciamo fare i cucciolotti. Che non mi dispiacerebbe per niente avere un bel esercito di quelle creaturine carine carine. Però continuo a non vedere iene e non è possibile sta cosa, era pieno. Ah, adesso non vedo proprio una mazza, ok. Iene, oh iene, finalmente iene, grazie. Grazie a Dio iene. Allora, lì c'è da... Dai, ti sei nascosta davvero dietro l'albero mentre ti inquadravo. Ma non ci credo. Allora, una femmina 127, ok. Forse abbiamo trovato una vincitrice. Ma qua c'è pieno, quindi aspetta che controlliamo anche le altre. Un maschio 21, direi che no. Che poi, evviva la furbizia. È logico che quella che ha l'alone da alfa è quello più alto, ovviamente. Che però adesso non vedo più perché si sono... Eccolo lì, eccolo lì. Stanno confondendo un po' con la vegetazione e non è proprio facile individuarle. Infatti sono là in mezzo, Cribbio. Ok, ok, aspetta che esce dalla vegetazione. 127 femmina, ok, sei tu. È te che voglio. Sì, però... Ok, si sta allontanando un po' dal branco. Aspetta. Aspetta, allora, pronti? Ti prego. No, non l'ho presa manco per niente e mi sa che le ho spaventate molto molto e stanno fuggendo tutte ora. Sì, non è proprio la cosa più facile del mondo questa. Sono troppo in mezzo alla vegetazione, Cribbio. L'ho presa? L'ho presa? Sembra di sì. Ah, l'alone da alfa, giusto? Sì, 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 mi sembra lei, mi sembra lei. Ok, ok, dai, 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 che c'è. C'è il quetzal qui, quindi la gabbia è qua dietro, perfetto. Speriamo che l'altro nel frattempo non sia uscito. Non saprei come, ma i misteri di Ark, lo sappiamo, sono infiniti. No, ho sbagliato molto molto. La fammi vedere. Ok, se io atterro qui. Sì! Sì, sono tutte e due dentro. Facciatemi vedere. Una è lì, ok. Aspetta, fammi controllare. Scusami, eh. Da qui riesco a vedervi? Sì, perfetto. Ma stanno litigando tra loro. Ah, ciao, buongiorno. Scusate, non volevo scendere, abbiate pazienza. Ho sbagliato tanto tanto, ok. Meno male che non gliene frega. No, Cripto, dove... Che Cribbio fai? Scendi. Ah, mi stava ancora seguendo lui, poverino. No, stai buono qui, tranquillo. Stai buono qui, non ti preoccupare. Ah, il casino però che fa. Io poi da qua non ci vedo. Ma quello dov'è salito? Ma... No, scusami. Cioè, sei salito nella finestra di su, davvero? Dimmi che ti sei bloccato così, che sarebbe fantastico. No, peccato. Vabbè, un po' a turno li colpiamo tutti e due sperando che non arrivino bestie a rompere l'anima, perché con Cripto in passivo io sinceramente me la sto un po' facendo addosso. Che la zona, come abbiamo visto, non è proprio delle più accoglienti. Molto bene, dopo avergli sparato 30.000 dardi mi sono ricordata che loro sono ad addomesticamento passivo, ottimo. No, ma Ginetto, siamo dei geni, così le abbiamo spaventate per bene. Ora, se non sbaglio, per addomesticarle bisogna carezzarle. Abbiamo fatto un'ottima prima impressione a queste bestioline. E sì, siamo dei furbacchioni. Il bello è che mi sono anche scritta iene addomesticamento passivo. Però ero infogata per la cattura del carno e quindi niente, mi sono dimenticata. Ciao bestiolina, ti fai accarezzare anche se ti ho fatto tanto male? No, ovviamente no. Ma l'altra è scappata, ma... Ma mi è fuggita una, no! Mamma mia. Dov'è? Ma
Come ha fatto a fuggire, scusami? No, torna nella gabbia e fatti accarezzare senza rompere le scatole, grazie. Ok, perfetto, ora sono di nuovo tutte e due nella gabbia e quindi che devo fare? Devo aspettare che si calmino? Mi sa di sì. Allora, proviamo a tenere tipo Crypto un po' lontano. Aspetta, ci sono altre cacchine lì. Che io poi lo scarabeo lo vorrei andare comunque a prendere. Ciao. Siete ancora molto spaventate? Sì. Ok, aspetta, guarda, me ne sto in un angolino qua. Ferma, buona. No, ok, non c'è verso. Stanno sclerando malamente queste creature. Non si faranno mai accarezzare. Posso accarezzarla? No, non mi compare il comando. Calmatevi poco. Perché sono così agitate? Ma perché sono nella gabbia? Le devo per forza far uscire. Ma no, dai, che dalla gabbia in teoria. Se io sto buona qua e non gli rompo le scatole, loro si dovrebbero calmare, giusto? Giusto, in teoria. Ma Ginetto, mettiti in posizione remissiva. Ecco, tipo così. Sdraiato per terra. Guardate, Pucciola, non vi faccio niente. Vi potete calmare e far accarezzare? No? Ma sono spaventate perché c'è Crypto, mica. Ciao. Che belline però che sono. Sì, scusate per i dardi prima, vi chiedo scusa. Non l'ho fatta apposta, cioè nel senso l'ho fatto un po' apposta, ma solo perché mi sono dimenticata. No, niente, non si calmano, non c'è verso. Dannazione a me che mi dimentico di leggere gli appunti prima di fare le cose. E dai. Cioè prendetevi Noxanax e calmatevi per cortesia. Cioè, ma come faccio a calmarle? Le addormento. Potrei dare un po' di narcotici, magari si calmano, no? No. Dove? Ma me ne è sparita una, ma... Ma davvero? Ma dove è finita? Ma perché possono uscire dalla gabbia? Ma a me sto bug non è che piaccia proprio tanto, eh. Cioè, com'è che le iene mi riescono a uscire dalla finestra? No, era anche la femminuccia di livello alto. Dai, ma che sfiga. Non è che sta ancora girando qua intorno. Sì, sì, è lì. Ah, ma se l'è presa con... Ok. Cioè, mi sta attaccando la casetta. E non ti fai accarezzare, immagino. Crypto a te. Scendi. No, Iena, dai, non fare... Crypto... Scendi, ho detto, accuccia. Scendi, lascia stare la iena. Oh, meno male. Allora, Crypto è atterrato. Però la iena adesso di nuovo non so dov'è. Se la stava prendendo con le mie pareti, ma dimmi tu. Si è arrabbiata proprio tanto per prima. Ah, eccola che torna. Ma davvero? Sì, è la femmina 127. Ok, allora, vediamo se riesco a rimetterla nella gabbia. No, questo addomesticamento mi sa che sarà molto molto complicato. Io speravo fosse una cosa più semplice. Ok, sono di nuovo tutte e due nella gabbia. Ma abbiamo già visto che questa cosa non è che risolva proprio la maggior parte dei problemi. Ora tu mi stai qua buono per cortesia. Ora che Crypto l'ha morsicato, difficilmente riuscirò ad accarezzarla questa creaturina. Vero? Ciao. Se io entro dentro, tu ora mi sfiammi, presumo. Ma guarda, facciamo una prova. Io me ne vado. Tanto sta facendo notte. Mi faccio un bel giretto lontano con Crypto. E vediamo se così loro si danno una calmata. Sperando che non mi escano di nuovo dalla gabbia. Ah, guarda, sai che c'è? Mi sa che mi addomestico uno scarabeo che avevo visto qua sotto. Eccolo lì. C'è anche una iena. Due iene. Ok, qua ci sono due iene. E ci sono tante formiche, Cribbio. Una femmina 21, ovviamente no. E un maschio 21. Oh, che carini, c'hanno la coppia abbinata. Dolcezza. Allora, direi che possiamo fare fuori le formichine. No, è che quelle formichine sono molto vicine allo scarabeo. Vorrei evitare di far arrabbiare lo scarabeo. E niente, ho beccato anche lo scarabeo, appunto. Scusa, piccolo scarabeo, non ti volevo far fuori. Vabbè, vediamo se troviamo un altro scarabeo. Ce n'è altri due qua, ok.
sempre circondati dalle formiche, perché ovviamente questo è un po' di insetti a portare. Ok, però aspetta, aspetta, che forse le formiche qua le abbiamo fatte fuori tutte. Ce n'è una lì, ma non mi azzarderò a prenderla perché io voglio uno di questi due scarabei. Allora, c'è un 118 molto bellino. Ho un 74 che è molto bellino anche questo. Oh, vabbè, no, dai, 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 proviamo con il 118 che è di livello più alto, almeno. No, 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 Crypto. Crypto, fai da bravo, accuccia. Buono qui, ok, grazie. Ci sono le formiche, Crivio. Sapevo, lo sapevo. Ciao, formica, ok. No. Va bene, Crypto sta facendo un po' i fatti che, le cose che vuole, eh. Cioè, non è che mi sta molto appresso ai miei comandi. Ogni tanto prende, si alza in volo, se ne va, si fa i fatti suoi. Tranquillo. Ah, si sta andando a mangiare tutti i cadaverini. No, no, Ciccio, no. No, a terra ed evita di masticarmi anche queste bestioline per sbaglio. Crypto, puoi atterrare per l'amor del cielo, mio Dio, come sei disobbediente oggi. Crypto, porca puzzola. Vieni giù! Ma non ci credo che si sta facendo i suoi giri e non mi caga! Ma allora, mentre aspettiamo che il tizio qua venga ancora a fame. Ma se io provassi, giusto per fare un test, ad accarezzare una di queste iene? Cioè, così giusto per prova. Cioè, se io mi avvicino piano piano. No, no, no. Oh, mi dovrei mettere la tutina quella, tipo quella mimetica. Ah, Crivio, dove? Ce l'ho sul Quetzal, mi sa. Però speravo di evitare. No, niente, non sono riuscita a carezzarla. Ok, la questione iene sarà più difficile del previsto. E intanto abbiamo il nostro scarabeo. Allora, sfere poche come siamo? Scarseggiano, iniziano a scarseggiare. Però vabbè, allora vediamo di andarci a prendere il tutino mimetico sul Quetzal allora, e poi proviamo ad andare di nuovo dalle iene che sono nella gabbia, così funzionerà. Dannazione a me. Andiamo a far cambiare ginetto, aspettiamo mattino e poi facciamo un altro tentativo. Ce la siamo preparata malissimo, ginetto, ci siamo presi gli appunti, non abbiamo seguito manco uno, siamo dei babbei. Allora, intanto ne approfitto e mi libero una sfera poké. Oh, perfetto, vediamo di dargli un po' di cacchina da mangiare. Buon appetito, tizio. E qua le piantine le vedo un po' sciupatine. Avete bisogno di acquetta? Ah, poi dovrò andare anche a raccogliergliene altro, cioè a prendere altra acqua per queste piantine. Cribbio, come non ne ho voglia. Che cosa brutta dover avere la serra sul Quetzal. Forse non è stata una grande idea. Cioè, non è che è brutto, è che è più difficile starci appresso. Ah, tu mi raccomando, devi andare in giro. Ok, per produrre un po' di fertilizzante. Aspetta, 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 ok. Allora, noi il tutino dovremmo averlo qui. Sì, ok, perfetto. Eccolo qua. Un pezzo, due pezzi. Tre pezzi e quattro, giusto? Me ne manca una, mi mancano le scarpe, ok. Benissimo, il tutino lo rimettiamo qui, quello in chitina. Vediamo di svuotarci anche un po' le tasche, che siamo pieni di roba. Ok, allora, è di nuovo mattino. Crypto l'abbiamo parcheggiato laggiù. Mi sembra di vederle tranquille le bestioline lì. Quindi io mi azzarderei ad entrare e provare ad accarezzarle. Sembrano tranquille, tranquille. Speriamo non gli venga un infarto come apro la porta. Buongiorno. Salve! No, 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 no. Si sono arrabbiate molto, sono arrabbiate molto. Scusate, 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 non lo faccio più. Ma come Crivio le domestico io queste? Se si agitano appena apro la porta. Ah, niente, le devo far andare in giro libere e inseguirle per accarezzarle. E mi sa per forza. Cioè, guarda come stanno già sclerando male. Scusa, ma se io... se io rascendo, cioè, mi hanno iniziato ad abbaiare in faccia. Ma forse perché c'ho la lontra? Cioè, la lontra non va bene come componente del costume. Ma non penso... Dai, no, non ci credo che è per questo. Non può essere per questo.
Ah no, niente, se la sta prendendo anche con la mia costruzione. Ma un poco vi odio, lo sapete? Ah, il capobranco è troppo vicino per accarezzarlo. Ah, aspetta, mi... Ok, quindi devo togliere la femminuccia per poter addomesticare l'altro. Ok, ok, aspetta. Però se faccio uscire la femminuccia io me la perdo poi. Cribbio cacchio, come faccio? Niente, la faccio uscire, poi incrocio le dita e prego di riuscire a recuperarla. Vuoi che ci dica? Dai. Femminuccia, esci. No, la femminuccia però, solo la femminuccia deve uscire. Solo la femminuccia deve uscire, ho detto. Femminuccia, esci, femminuccia... Ok, perfetto. Ok, no. L'altro è rimasto dentro, sì, perfetto. L'altro è dentro. La femminuccia sta... Che verso è? No, ma... Dimmi te se mi deve prendere a colpi la base adesso. No. Viena, potresti lasciar stare... Guarda come la risolviamo. Oh, è quella lì, è lei. È lei, fa vedere. Sì. Ok, cripto, piano. C'è qualche bestia che ci può rompere l'anima qua in giro. No, questo è un golem di roccia, no, perché sarebbe già svegliato. Ok. Ora, quatti. Dov'è? Noi proviamo ad accarezzare la bestiolina. Oh, ok, accarezzata. Aspetta, zitti. Nessuno dica niente. Ah, c'è un ortopeura, ti prego non avvicinarti. Ti prego, tu vogli... Non puoi voler ancora accarezzare. C'è il timer. 9 secondi, perfetto. Che bellino che c'hanno, ma c'era già il timer prima. Per lo scarabeo non mi sembrava ci fosse il timer. 3, 2, 1, ok. Ora dovrei poterla accarezzare di nuovo. Ciao. Aspetta. No, non ha gradito le carezze, Aspetta. Dove è fuggita? Ah, laggiù. Ah, golem di roccia! Lo sapevo che era un golem di roccia! Ma Cribbio, che sfiga! Ok. Il golem forse si è calmato. Vediamo se riusciamo ad accarezzare la creaturina. E fugge. Sto odiando moltissimo queste creature, le sto odiando molto. Anche loro non penso mi vogliano particolarmente bene, visto che le ho prese a dardi in faccia prima, però... Cioè, sto cercando di addomesticarti, non ti sto prendendo a schiaffi adesso, voglio dire, sto facendo le carezze. Piano, dai ti prego. Ok, un'altra carezza, adesso sarà arrabbiata di nuovo. No, ma non dirmi che si azzera l'addomesticamento ogni volta. Al 5%, no vabbè. Ok, 25%, dai, piano, sarà una cosa lunga eterna. Quanto sarebbe più facile se potessi spararti in faccia, quanto sarebbe più facile. Voglio sapere chi è il fetente che si è inventato questa modalità di addomesticamento. 54, dai, siamo a metà dell'opera. Cosa? Che succede? Ah, golem di roccia. Mi dimentico sempre che qua c'è il golem di roccia. E Cripto, potresti venirmi a prendere? Cripto, puoi venirmi a prendere? Ci litighi dopo col golem, grazie. Porca puzzola, ci ha beccato. Che male che ci ha fatto. Cripto, ti prego, puoi scendere. Allora, io ho detto a Cripto di seguirmi, quindi sì, ora me ne vado qua su, lui mi segue, io continuo a litigare. No, continuo a litigare. Bello vedere le creature che ti ascoltano. Oh, alleluia, ce l'abbiamo fatta. Cribbio cacchio. Cripto ti ha fatto anche malissimo, peraltro, il golem. Allora, la femmina di Iene è fuggita a casino, non ho idea di dove sia. Il maschietto nella gabbia, non so come, è riuscito a scappare, ma qui ne abbiamo trovato un altro. Allora, questo è un maschietto di livello decente, di livello più basso dell'altro.
e se io riesco a prenderlo sono a posto, così la femmina non la voglio, voglio solo questo. Ok, 10% ci siamo, sono già contenta. Guarda come è ferito il mio cripto, poverino. Ok, siamo al 30%. Io non sto praticamente respirando per evitare che questa bestiaccia schifosa si spaventi. Ma dimmi te se la iena si deve spaventare dopo le accarezzate. Oh, santa pazienza, santo cielo. Oh mio Dio. Siamo al 51%. Nessuno fiati. Si sta per fare notte. E io me la sto facendo tanto sotto, perché Crypto è lì e io ho paura che mi attacchi qualcosa mentre seguo sta bestia stupida. Allora, qua si è fatta notte, siamo al 90%. Al 90%, ti prego. Vi prego, divinità di Arca, abbiate pietà. 99,7. Arc, 99,7. Ok. Ok, con calma. 99,7. Poi dimmi che non devo odiarti, gioco. Dimmi che non devo odiarti. Cioè, ma parole! Non ho capito neanche perché sto parlando a bassa voce, non è che cambi molto. E finalmente, alleluia! Alleluia! Porco cacchio, a te quanto c'è voluto! Tu rimarrai single per tutta la vita, non te la vado a prendere la compagna, non me ne frega una mazza, non ci penso nemmeno a farmi un'altra giornata così. Ma scherziamo? Cioè, andare dietro al culo della bestia per accarezzarla. Va bene, ok, è carina quando la carezzi, lo ammetto. Guarda che bellina, si illumina tutta poi. Ok, basta, basta. Adesso nella sfera poké mi vado a fare la stella per questa e per il carno. E poi penseremo a prendergli le relative compagne. Ma non adesso, non adesso. Ho bisogno di almeno 10 minuti di pausa. Un caffè come minimo. Un riposino che non ci starebbe male. E poi torniamo a prendere le bestiacce. E che cribbio.